Morire di Arthur Schnitzler credo sia il primo lavoro che leggo in maniera integrale, che metto qui su YouTube. Tra l'altro l'ho letto in meno di un giorno, letto e postato e preparato. E la difficoltà poi, insomma, quando si posta una cosa di 3 ore e mezza, è quella di riascoltarla tutta per poterla correggere, insomma. No, quindi magari sarà sfuggito qualche refuso, mi scuso. Volevo dire che il primo lavoro di Arthur Schnitzler, ma è un'interessante meditazione sulla morte, ma più che non sulla morte, diciamo sulla morte annunciata, su chi è consapevole che dovrà morire presto, e quindi l'elaborazione di questa consapevolezza e quello che avviene in questo tempo tra l'annuncio, di solito è il medico, no? Che lo fa, che ti dice quanti giorni hai ancora, quanti mesi hai ancora di vita, e la fine, insomma, no? Quello che succede in questa fase, come le trasformazioni che avvengono dentro di noi quando si acquisisce questa consapevolezza. E da questo punto di vista il lavoro di Schnitzler è interessante perché indaga molto. Giorno per giorno. La sua scrittura qui è abbastanza piana, semplice, ma non è semplice invece quello che ci dice, cioè quello che si svolge all'interno dei personaggi durante lo sviluppo di questa vicenda, insomma, che dura più o meno un anno, che porta il protagonista alla morte, per tisi, insomma, non viene detto nel libro, ma insomma è la tisi che lo ha colpito. Protagonista che vive quasi in simbiosi con la sua fidanzata, con la sua donna. Protagonista è Felix, la fidanzata si chiama Marie. E tutto è giocato all'interno di questi due personaggi. Ce n'è un altro che è l'amico medico, non quello che gli ha detto, quello che gli aveva tenuto nascosto, diciamo, la morte, imminente, che sapeva della malattia, Albert. E lo sviluppo, che insomma è lineare, no? Dalla consapevolezza, l'evoluzione della malattia, la morte. Ma lo sviluppo invece è tutto interiore. È quello che avviene nel rapporto tra Marie e Felix in questo periodo. Perché quando c'è l'annuncio, i due, diciamo, reagiscono in un certo modo. Lei, diciamo così, annuncia di non poter vivere senza di lui e che quindi non vorrà stare senza di lui, morirà con lui, insomma, no? E lui invece le dice al contrario, ma no, insomma, tu devi vivere, tu devi andare avanti, tu, la vita è bella, sei giovane, insomma, tutte queste cose. Dopodiché invece avviene un lento rovesciamento psicologico nel corso della novella, in cui il protagonista non accetta più la sua fine se non è accompagnata dalla fine dell'altro, e in cui invece Marie più o meno tende a liberarsi dal peso della sua appartenenza all'altro. Insomma, l'altro vuole che Marie gli appartenga in tutto, insomma, no? Gli racconta anche le cose più scabrose, lo coinvolge completamente nel vissuto della sua malattia, ne fa un oggetto proprio, lo coinvolge. E Marie, quando succede questo, tenta un po' di svincolarsi, tende a riprendere la sua autonomia. E in fondo, diciamo così, man mano che se ne distacca, anche se non fisicamente, ma prende gusto alla vita e quindi non vuole morire o sacrificarsi per lui, morire con lui. E lui invece, che prima la vuole libera, vuole che le sopravviva, vuole che, a un certo punto la considera un suo possesso, la considera una sua cosa e vuole che lei muoia con lui. E quando sente che lei si sottrae, in qualche modo cerca anche di usarle violenza, insomma. Tanto che il finale è quasi ha un po' di suspense dietro. E quindi lo sviluppo è tutto giocato su questi toni, no? Sul cambiamento di prospettiva dei due attori principali. Cambiamento di prospettiva condizionato dalla morte.
alcune cose che ci fanno capire il carattere di Felix, no? Per esempio, a un certo punto dice che il segreto del senso della vita, al quale sono arrivato, lui dice, è la sensazione impetuosa del possesso totale. Diventa sempre più vicino il giorno in cui io dovrò andarmene e lei resterà qui. E questo lo angoscia, che lei rimanga qui quando lui se ne andrà. A un certo punto le dice: se mi vuoi bene, muori con me adesso, perché vuole stare con lei per l'eternità, perché lei doveva appartenergli. È questo sviluppo, no? Del possesso dell'amante che un po' impressiona, no? L'altra cosa che colpisce in questa novella è il fatto che i due sono sempre insieme. Non c'è un momento in cui ci sia uno sviluppo in cui i due non sono insieme. Ed è questo impossessarsi in qualche modo l'uno dell'altra. Ma quello che colpisce è che Felix, il maschio, il malato, in qualche modo usa la sua malattia per trattenere Marie con sé. Quindi la schiavizza attraverso la sua malattia. Lei che è disponibile in tutto, insomma, no? Che si occupa di lui, che cerca di consolarlo, di trovargli motivazioni, di stargli vicino, ma lui la usa sempre di più, vuole che le appartenga sempre di più. È un possesso totale, è un non saper rinunciare. Quindi anche qua è una mancanza di limite, in qualche modo, nel possesso dell'altro, nell'uso che si fa dell'altro, tanto da arrivare all'estremo di volerne la morte, la fine, insieme con la tua fine, e di non accettare il fatto che qualcosa ti sopravviva. Questa cosa, no, che è un po' una raffinatezza, la troviamo anche in un libro di Camon, Occidente, a proposito di un personaggio, un giovane che appartiene a Ordine Nuovo, insomma, un gruppo, insomma, neofascista degli anni 60-70. Il cui problema psicologico nell'accettare un eventuale fine rimane quello che il mondo gli sopravviva. Insomma, lui è tutto il mondo, no? E quindi quando muori tu, secondo il suo modo di pensare, tutto quanto è finito. Quindi non può esserci altro da te che ti sopravviva. Tu puoi accettare la tua morte soltanto se con la tua morte coincide la morte di tutto. Perché tu sei tutto. Se tutto va avanti senza di te, la tua vita avrebbe meno peso, saresti meno importante. La tua importanza deriva dal fatto che nel momento in cui tu manchi, non c'è più niente. E in questo caso il dramma di Felix è anche di portarsi dietro, che in qualche modo è tutto il suo mondo in questo momento, no? È, diciamo, l'oggetto amato, l'oggetto che. Ma l'oggetto amato è posseduto, insomma, no? Quindi di portarsela dietro. Cosa che lei, nello sviluppo del racconto, in qualche modo rifiuta. Si offre all'inizio e allora è un'offerta personale, no? Allora è un qualcosa che lei dona di sé, questa offerta della sua vita, insomma, no? Di non sopravvivere, ma allora viene da lei. E invece nel corso della novella succede che lei ci ripensa, insomma, no? Non vuole più. È lui che la obbliga. Allora siamo su un'altra dimensione, non è più un'offerta spontanea della propria vita, insomma, no? All'amato. Diventa la conseguenza di un possesso, insomma, no? Mi ricorda il mondo antico, no? Quando moriva il sovrano, il re, così venivano ammazzate anche le mogli, le concubine, non lo so, insomma, no? Che lo dovevano, il faraone, insomma, no? Che lo dovevano accompagnare poi nella tomba. Quindi questa concezione, no? Della morte, ma anche della tua vita come qualcosa di potenza, come qualcosa che in qualche modo nega il riconoscimento dell'altro come individuo a sé, come elemento vitale, come la felicità dell'altro, se non in funzione tua.
E quindi anche l'amore, insomma, no? Come l'amore che diventa possesso e in cui l'oggetto amato è amato in quanto estensione del tuo io, perché tu lo possiedi, perché ti dà felicità, non amato in quanto altro, in quanto qualcosa al di fuori di te che ha la sua libertà e che ha il suo spazio vitale, indipendente dal tuo. A questa novella di Schnitzler ci sono arrivato tramite un libricino che è un diario di un altro percorso verso la morte, consapevole, di un ragazzo che è morto ormai una ventina di anni fa e che era affetto da una malattia incurabile, insomma un'epatite cronica attiva che poi era evoluta in cirrosi epatica e in pochi anni lo ha portato alla morte. E questo aveva tenuto una specie di diario della sua malattia, quindi una visione dal di dentro. E lui era anche molto spregiudicato, quindi molto sincero con se stesso, con i suoi sentimenti, no? Lo scriveva per sé, è stato pubblicato postumo dalla madre. Teneva per sé quindi tutto quanto e lo scriveva. E lui stesso aveva letto questa novella di Schnitzler. E l'aveva cominciato proprio come un epistolario, cioè come un qualcosa che Felix, il protagonista della novella di Schnitzler, scriveva a Marie. E quindi lo comincia proprio come lettera a Marie. E dell'inizio di questo diario ne darò lettura per capire proprio come questo vissuto poi ritorni, no? È facile parlare della morte quando se ne è fuori. È importante invece, no? È più interessante sapere dal di dentro cosa provi quando ci sei effettivamente dentro. E allora, da questo punto di vista, i lavori non sono tanti che ti dicono cosa ti succede quando stai vivendo. E il diario di questo ragazzo è interessante per questo, perché lui scrive i suoi sentimenti. È quello che prova al venir meno del suo corpo, in un'età in cui il corpo è tutto, in cui la vita ti sta davanti, l'abbandonare quello che, a cui ti stai appena adesso affezionando, insomma. E anche qua vediamo che in questo racconto, insomma, il protagonista ha degli aspetti, dei tratti che lo accomunano, tanto è vero che aveva sentito, no, come importante per lui quel racconto, si era rifatto a quel racconto di Schnitzler, ha degli aspetti che lo accomunano un po' a Felix. Posterò appunto la lettura della prima parte di questo libro. Quindi, attraverso Schnitzler, il tema di una morte annunciata, no? Il sapere che dovrai morire, quindi di riflesso un problema medico che viene fuori anche nella novella ed è quello di quando e come e se dire completamente la verità. Dire, insomma, se la medicina poi deve, può dire che morirai, che fra un anno morirai, insomma, no? Di quello che succede dopo. Anche qui ci sono delle scuole di pensiero, ci sono delle scuole che dicono che bisogna dire tutto al paziente perché si deve organizzare, perché deve fare della sua vita, deve gestire l'ultima fase della sua vita in modo consapevole, insomma, no? Problemi di eredità, di consapevolezza, anche di evitare conflitti in qualche modo, no? La medicina non mi aveva avvisato, se avessi saputo avrei fatto tutte queste cose qua. E altre scuole di pensiero che dicono no, insomma, ti do sempre una speranza. Ma anche se sei condannato è diverso sapere che sei condannato in maniera ineluttabile, insomma, che non hai una via di uscita, oppure di sapere sempre che ce la potrai fare, insomma, no? Quello che cerca di fare Albert nella novella. Quando io lavoravo appartenevo a questa seconda scuola di pensiero, insomma, non dire mai fino in fondo, non condannare mai a morte, insomma, per quello che riguarda la tua consapevolezza dell'evoluzione della malattia
ma dare sempre la notizia in maniera possibilista, insomma, no? Dire sempre che c'è sempre qualcosa da fare, che non sei condannato, non dare mai un limite di tempo, anche perché è effettivamente difficile stabilire un limite di tempo. E anche perché, insomma, dalla mia esperienza, non sempre il malato vuole effettivamente sapere fino in fondo quanto tempo gli resta e la gravità della sua malattia. Insomma, c'è un gioco sottile, insomma, anche il malato che vuol sapere, in realtà, non lo vuole così tanto, insomma, preferisce essere ingannato, c'è un'accettazione dell'inganno, insomma. Che poi è un inganno tra virgolette, insomma, no, si tratta di avere sempre una speranza, no? Di non vivere con questa condanna a morte, con questa spada, per cui tu sai che quel giorno tale o quel mese tale ti capiterà che morirai. Insomma, questo confronto, ma d'altronde viviamo tutti in questo modo, no? Cioè tutti quanti abbiamo la morte domani, dopodomani, non sappiamo, insomma, no, però il fatto di non saperlo, di non sapere questa fine, che poi man mano che si invecchia è comunque sempre più vicina, ma ci permette di vivere con maggiore libertà, insomma, con minore oppressione, senza l'angoscia del domani, insomma, no? È il non sapere, insomma, in realtà non vogliamo sapere, anche quelli che si rivolgono agli indovini e così via, per sapere il futuro. È meglio non saperlo il futuro, è meglio vivere giocandocelo giorno per giorno, soprattutto per quello che riguarda la tua possibilità di vita. E su questo tema poi ci sono tante cose da dire, no? Perché poi, insomma, anche quello che si deve dire, anche semplicemente, no? Perché poi adesso non importa neanche tanto dire quanto tempo ti resta di vita, ma nel momento in cui dice uno, no, tu hai un tumore, o hai un tumore tale, uno ci arriva già a sapere quanto tempo di vita gli può restare, insomma, no? Qual è la sopravvivenza media nei confronti di una malattia, insomma. E quindi si tratta anche di dire spregiudicatamente, tu hai un cancro al fegato, tu hai cancro al pancreas, hai un cancro allo stomaco, oppure di addolcire la pillola, insomma, no, tu hai qualcosa di benigno, sì, c'è qualcosa da fare, eccetera, eccetera, però, insomma, perché di fronte a questo, diciamo, c'è anche chi ha bisogno di sapere. Io ho avuto per converso, insomma, no, e quindi ci vuole anche una certa elasticità da parte del medico o da chi dà le notizie, insomma, no? Perché effettivamente poi invece, mentre nella gran parte dei casi, secondo me, funziona di più il fatto di avere un atteggiamento in cui si dà una bugia pietosa, che poi è una bugia parziale, perché non è che si dice che non ha niente, ma si dice sempre la cosa in maniera tale da lasciare una speranza. A volte, diciamo così, la diagnosi, senti che ti viene estorta in qualche modo, non puoi evitare di farla e non puoi evitare di dirla. All'inizio della mia carriera, insomma, c'era una persona che aveva una malattia grave, che poi è morta dopo 4 anni, ma nel momento in cui viveva nel dubbio di cosa aveva e non sapeva, si era nevrotizzato in maniera grave, in maniera importante. E quindi c'è stata la necessità di dirgli quello che aveva, pur nella sua gravità, di dirglielo con onestà. E nel momento in cui l'ha saputo, allora si è impegnato nella cura e ha vissuto al meglio gli ultimi anni, sempre con la speranza che questa volta si è creato lui, che una terapia nuova, la ricerca, eccetera, eccetera, lo avrebbe potuto portare a guarigione. Però c'è stata la necessità di dirlo, quindi insomma non posizioni assolute, posizioni che vanno dosate caso per caso, evitare le posizioni radicali, ma capire, insomma la funzione del medico è anche questa, no? È di adeguare al soggetto, per questo i protocolli di comportamento sono criticabili, in qualche modo lo si possono criticare, insomma, perché c'è sempre
la necessità che il medico adegui, insomma, il suo messaggio, il suo comportamento a quello che comprende poi essere il paziente, alla possibilità poi del paziente di gestire il messaggio che riceve dal medico. Così, no? Anche la reazione di fronte a quanto si dice. Pochi giorni fa, quando ho fatto un viaggio, sono andato in un paese in cui conoscevo delle persone, avevo degli amici, tra virgolette, insomma, che non vedevo da tempo. Uno di questi miei amici, nel frattempo, è stato affetto da un tumore, no? E lo sta curando con chemioterapia, radioterapia. E lui, rispetto a questa malattia, aveva un atteggiamento diverso da quello che si trova di solito, no? Ossia, ogni persona che vedeva andava a dirglielo, cioè lui buttava in faccia la propria malattia, il proprio vissuto, quello che stava facendo e anche un po' la sua problematica, insomma, no? Di questi giorni della vita che gli rimane. Lo andava a dire a tutti. Il primo che incontrava, lui gli diceva: "Guarda che mi hanno trovato una brutta bestia, un tumore, eccetera, eccetera, sto facendo questo, sto facendo quello", insomma, quasi. Ed è chiaro che questo era un atteggiamento, come dire, di tipo nevrotico in qualche modo, in cui cercava dalla gente quella pietas, quella comprensione che gli facessero sostenere meglio questa sua cosa, cioè mostrava la sua debolezza. Cioè, allora il problema di dire con consapevolezza quando e come è il momento giusto, senza avere dei protocolli troppo definiti, insomma, no? Ritrovare un attimo quella che dovrebbe essere la sensibilità, la capacità del medico di distinguere anche il grado di la possibilità di accettazione, di supportazione, insomma, di gestire la comunicazione con il paziente. Mi veniva in mente anche la differenza con un altro libro che ho postato, La morte di Ivan Illich, un altro cardine della letteratura, insomma, che ha questo tema in comune con la novella di Schnitzler, quella della consapevolezza della morte, che però è giocato in termini molto più. Intanto c'è un'ironia sottile che non c'è in Schnitzler, una critica poi dell'aspirazione borghese, insomma, no? Degli atteggiamenti della borghesia o dell'aristocrazia russa, con una critica di tutti i comportamenti in qualche modo stereotipati dell'ambizione, della sete di potere, di carriera, posizione sociale. È una scoperta poi, insomma, dove stanno un po' i valori autentici, insomma, no? Il servo, che è l'unico che poi lo accudisce, Ivan, quando sta per morire. Ma però c'è, in questa decadenza, in questo avvicinarsi alla morte, c'è poi una presa di coscienza dell'autore, insomma, no? C'è una luce finale che si intravede in quello che succede alla morte, che diventa poi un modo di superare la fine, cioè è una speranza, no? È un modo di avvicinarsi alla morte intravedendo una luce. Mentre in Schnitzler questo non c'è, insomma, alla fine muore solo, insomma, no? Muore dopo un estremo tentativo di possesso non riuscito, insomma. Che possesso vuol dire di dare la morte a chi ti sta vicino a tua volta. Ma i temi sono tanti, perché da questa novella viene fuori anche un po' la solitudine della morte, nonostante questa compagnia, della presenza, nella presenza della morte, proprio per questo delirio di godimento, insomma, che continua ad avere il protagonista, no? Perché l'angoscia poi viene fuori dal fatto che la presenza della morte, a te che eri abituato a godere di tutto, e quindi a non accettare i limiti, però nonostante tutto il corpo ha un limite, soprattutto quando questo interviene in un corpo giovane, vitale. Questo limite, che è quello del confronto, doversi confrontare con la fine, che è il limite poi più grande, diventa inaccettabile. Come si reagisce
a questa presenza di un limite che fino a quel momento si era voluto non accettare, si era goduto fino all'estremo di tutto quello che il tuo corpo, la tua natura ti dava, ma ad un certo punto la natura ti pone il limite, che tu sei fatto di corpo, di carne, e questa carne può, come ti può dare piacere, può anche marcire da dentro, e di qua l'elaborazione che tu devi fare. Se sei abituato ad accettare dei limiti al tuo godimento, questa elaborazione è più facile. Lo spostamento può essere fatto sul sapere che tu fai parte di un mondo più grande, che non sei solo tu o la piccola cerchia che ti circonda, e che questo mondo più grande può conservare memoria di te, che tu, come dire, sparisci, ma che il tutto esiste e quindi tu che fai parte di un tutto non muori completamente perché il resto di te esiste, è un po' come quando con le cellule del nostro corpo che si ricambiano, no? Voglio dire, noi possiamo perdere delle cellule della pelle, no? Ma continuamente le rigeneriamo, il nostro corpo rimane, va avanti, pur ammettendo che continuamente delle cellule muoiono, no? Ma se tu sei il tutto, se tu sei l'unica realtà e non esiste nient'altro fuori di te, almeno nella tua immaginazione, a questo punto è più difficile accettare la perdita. Poi c'è anche il tema un po' dell'età in cui che mi ponevo, insomma, no? In cui avviene questo fatto, no? L'età. Perché una delle cose di cui si parla in questo libro, in cui il protagonista, insomma, no? È disturbato che deve elaborare, è il fatto che non ha più futuro. Fino adesso lui aveva goduto una vita splendida, in qualche modo, aveva avuto tutto quello che voleva, aveva deciso di essere originale, particolare, spregiudicato, aveva fatto tutto quel che aveva voluto. Una volta che trova marcio in qualche modo il suo corpo, che lo è, non è un delirio, insomma, no, il suo corpo è malato, insomma, deve capire, deve realizzare che non ha più futuro. Il tempo per continuare la vita che ha sempre fatto non gli basta più. E allora mi chiedevo un po' la differenza, cosa può distinguere? E questo fatto di non avere futuro è un qualcosa che lo blocca. Lo blocca ed è uno dei temi importanti, insomma, no? Non avendo più futuro non ha più senso vivere. Se tu sei marcio dentro e non hai più prospettive, insomma, hai fatto una vita gratificante fino adesso, ora non la puoi fare. Non riesci a vedere altre gratificazioni perché poi non c'è neanche il tempo di realizzarle. A questo punto cosa ti rimane? Ma così è anche un po' la vita del vecchio, no? Anche il vecchio, pur non essendo condannato a morte, pur non avendo una diagnosi, ma è la natura stessa che lo condanna a morte, no? Ha un corpo invecchiato, quindi anche lui ha un corpo brutto, deteriorato. E ha poco tempo davanti a sé, non ha futuro. Però il vecchio vive, sopravvive. A volte vive anche in maniera piena, continua ad avere interessi, continua ad avere una vitalità. Perché allora nel giovane questa cosa, questa mancanza di futuro è così deleteria rispetto al vecchio? Facile rispondere, insomma, no? Che il vecchio ha vissuto, quindi ha vissuto la sua vita, e invece il giovane, no, insomma, ha goduto magari fino a quel momento, ma aveva ancora, nella sua vita era ancora da fare, era ancora da progettare, insomma, le massime soddisfazioni che doveva trovare nell'età matura, no, a quello non ci è arrivato. Però nel presente, insomma, la situazione del vecchio e quella del giovane malato non si distinguono molto come quantità di futuro davanti. Quello che cambia, secondo me, è un po' o quello che cambia il vissuto, che può cambiare, insomma, vivere questa esperienza, è un po' la memoria. Il vecchio spesso vive molto di memoria, di ricordi e di un attaccamento non soltanto alle cose, ma anche alle persone del passato, ai luoghi del passato. Insomma, la sua vita è
È fatta tutta di ricordi. Il proiettarsi in avanti è un po' il riprogettarsi all'indietro. È il fatto di ritornare, di ripescare nei suoi ricordi quelle cose che ancora danno senso al suo presente. Cosa che invece non ha il giovane, insomma, questo, almeno questo giovane, insomma, che scriveva. Per cui diventa più difficile, cioè tu avevi un progetto di futuro che non, o magari non lo avevi, ma insomma, pensavi di poter vivere godendo, come avevi fatto fino a quel momento, di tutto quello che la vita ti offriva, il meglio, insomma, no? I profumi, un bel corpo, le energie, un lavoro che potevi fare o non fare, eccetera, eccetera, l'amore, il sesso, tutto quello che ti andava dietro, insomma, no? Che ti dava piacere. Il tuo corpo era bello, insomma, a un certo punto questo viene meno e non sai come sostituirlo, non hai un aggancio a cui appendere il resto di vita che ti rimane. Hai perso tutto e non hai ricordi, insomma, no? Non hai non hai creato una rete di relazioni, eccetto quelle poche persone che sono parte della tua vita e che quindi tu usi perché ti appartengono in qualche modo, no? Ti danno tutto quello che vuoi. Non hai memoria. Quindi quando il progetto di futuro viene meno, secondo me quello che ti salva un po' è la memoria ed è la capacità di trovare relazioni, di continuare ad esistere attraverso gli altri. Quindi la tua apertura nei confronti degli altri. Se il mondo sei tu e sei solo tu, e al di fuori di te, del tuo godimento, non esiste nient'altro, a questo punto è difficile accettare questa situazione. L'unica uscita è il fatto che il mondo non sei solo tu e che quello che fai ha un senso se serve anche agli altri. Se tu puoi essere utile agli altri, se qualcuno ti ricorderà perché ha avuto da te, e quindi se tu riconosci il mondo degli altri, se ti sai prendere cura degli altri, che è esattamente l'opposto di chi cerca di strumentalizzare gli altri al proprio vantaggio, di usare gli altri, insomma. E ovviamente se tu anche sei abituato ad avere un senso del limite, quindi se tu sai e sei consapevole che la tua vita finirà. E questa cosa è molto più facile accettarla da vecchi, perché insomma vedi, no? Che questa cosa va in quella direzione, non c'è scampo. Un altro tema che viene fuori, insomma, anche in letteratura, insomma, no? Ho presente un racconto di Vassalli nella morte di Marx. È questa scelta, per esempio, di morire insieme, no? Che qua, nella novella di Schnitzler, puzza, no? Si sente come un qualcosa di patologico, no? Come qualcosa di angosciante. Mentre è tenera e commovente in un racconto che ne fa Vassalli, quando descrive la decisione di due anziani coniugi che hanno vissuto con amore, e in questo caso sì con dedizione l'uno con l'altro, e che angosciati dal fatto della separazione, entrambi decidono di morire insieme, insomma, no? Di utilizzare l'automobile per morire insieme. Non sono condannati a morte, si condannano da soli, ma lo fanno perché si amano e non sanno più prospettare la vita dell'uno senza la vita dell'altro. È una libera scelta di tutti e due e non a caso, diciamo, decidono di morire attraverso il gas di scarico, facendo l'amore, scegliendosi il luogo più bello, mi pare in riva al mare, insomma, così parcheggiano la macchina e fanno l'ultima volta l'amore e muoiono così. Altra dimensione della morte, no? È un dono in qualche modo, no? Cioè un modo di uscire di scena insieme,
Perché non si riesce a concepire la propria vita senza l'altro? Ma in questo caso sì, perché si ama l'altro, è uno scambio reciproco. Dicevo del mio amico del sud che dice a tutti, a ogni persona che incontra, la sua malattia, no? E che riceve più o meno da tutti lo stesso messaggio, ma in qualche modo che si sente confortato dalla compassione che riesce ad ottenere dall'altro, no? Dagli altri. Accettare questa compassione e magari farne una risorsa, insomma, no? Ci sei, sei riconosciuto perché desti compassione negli altri. In qualche modo è un po' come offrirsi, no? Offrirsi con la propria debolezza, in modo tale che quando ti offri con le tue debolezze, gli altri ti devono accettare, non sei in una posizione di. Come dire, come il gatto che si mette a pancia in su, insomma, il cane che si mette a pancia in su, insomma, no? Non gli fai del male, insomma. Comprensione attraverso la dimostrazione di una specie di debolezza, però hai questo conforto, magari fatto di luoghi comuni, insomma, ma hai questo conforto. L'altro estremo, che è quello che si legge poi nel libro che vi citavo prima, è quello invece di tenere assolutamente segreto la propria malattia, di non comunicarla nemmeno alle persone più care, insomma, no? Di farne e di gestirla completamente da soli, senza che nessun altro venga o interferisca con la gestione di questa malattia del tempo che rimane, insomma, no? E quindi pensare. Spesso poi questa fase finisce con la meditazione sul suicidio, insomma, no? Superare la fase finale attraverso l'atto estremo del suicidio, insomma. Non accettare di coinvolgere nel proprio dramma nessuno, è spesso un atto d'orgoglio, no? È il fatto di non riconoscere che altri possono avere empatia per te, insomma, no? Che possono darti un sostegno vero, un sostegno sentito, possono partecipare del tuo dolore. E questo orgoglio invece, no? Di volere a tutti i costi gestire la cosa da solo. E spesso dietro c'è la vergogna, appunto, di dimostrare la propria debolezza, il proprio corpo malato. Quindi non accettare anche qua il limite della propria onnipotenza, no? Sono dei libri che sono anche interessanti su questo argomento. Chi vuole, insomma, potrebbe leggere La morte di Ivan Illich. Se non ha voglia di leggerla, ne trova un audiolibro che ho letto, che secondo me è uno dei libri più belli che ho letto, insomma, no? Questa novella di Schnitzler, secondo me, è da sentire, da leggere, insomma, per chi la può trovare. Proprio sotto questa dimensione, no? Di quello che succede, no? In un percorso, sembra niente, ma un passo dopo l'altro, insomma, no? Quello che succede. Questo libro di Vassalli, questa novella che c'è nel libro di Vassalli, questo racconto che c'è nel libro di Vassalli, che si intitola La morte di Marx. Ivan Illich, per esempio, Nemesi medica, in cui si parla della solitudine, nel tempo d'oggi, no? Della morte medicalizzata, del rito intorno all'uomo morente, del rito moderno, no? Della medicina. Philippe Ariès ha scritto un bel libro contenente dei saggi in cui racconta della storia di morte in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri. Ed è un libro interessante per capire come anche la visione del mondo cristiana o i mutamenti anche in questa visione, nel corso della storia, cambia anche l'atteggiamento nei confronti della morte. Un libro fatto di saggi, ma molto interessante da leggere per chi ha voglia. Bene, un saluto.